Oggi è davvero una splendida giornata, intanto perché in mezzo alla tempesta rispunta, e la vedremo in tutta la sua bellezza e la sua maestosità, l'opera più importante del nostro artista più famoso, cioè Pietro Consagra. E c'è un altro motivo, che il modello di partnership pubblico-privato, che è quello sul quale noi stiamo spingendo, che è una declinazione della richiesta di partecipazione alla cura della città da parte dei nostri concittadini, è un modello che porta frutti. Le due ditte importantissime di Mazara, Kiraema e Marino, hanno fatto uno splendido lavoro e adesso ne vedremo tutti i passaggi, tutti i momenti e tutti i tempi. E poi, ancora in aggiunta a tutto questo, c'è che questa amministrazione si prende cura delle proprie opere più importanti, del patrimonio storico, culturale, artistico. Perché guarda, è inutile parlare di cultura, se non cominciamo dal preservare e valorizzare al massimo il patrimonio artistico che abbiamo. E io ricordo che 2020, che era l'anno del centenario di Consagra, che non abbiamo potuto festeggiare come si doveva a causa della pandemia, è stato l'anno in cui abbiamo rimesso in piedi la mostra permanente di opere grafiche, serigrafie dal 47 al 77 del grande autore, una delle più importanti d'Europa, che è ancora visibile a tutti i nostri turisti. Oggi è il giorno degli uomini venuti dal mare. Nel frattempo sono cominciati i lavori di restauro dell'immobile che ospita i preziosi mosaici bizantini di San Nicolò Regale, ma il restauro dei mosaici comincerà nel 2022 in convenzione con l'Università di Palermo, l'Istituto di Fisica e Chimica del direttore Massimo Palma, mazzarese anche lui. E in più il 2022 sarà l'anno dell'Arco Normanno. Le nostre opere, i nostri monumenti, i nostri simboli di Mazara sono lì, che attendevano da decenni di essere restaurati, di essere valorizzati. Questi sono tutti i passi che noi stiamo muovendo.